Divorzio alla marocchina. I giudici italiani costretti ad applicare le leggi dei paesi d'origine degli sposi. Risultato: a parte la poligamia, tutto è ammesso. Anche il matrimonio in videoconferenza. Il caso di chi, ubriaco, si è sposato a Las Vegas in comunione dei beni. Uno, i divorzi stranieri. C'è il tizio che per sua moglie avrebbe tanto voluto il talk, il ripudio, secondo i vecchi precetti della Sharia. C'è la coppia che ha chiesto al tribunale civile di applicare la kafala prevista dalla legge islamica. C'è la moglie che invece ha ottenuto il mawta, dono di consolazione, e l'iddah, indennizzo per la vedovanza post divorzio, stabiliti dal codice di famiglia marocchino, il mudawwana al-usra. Un giudice ha dovuto decidere se fosse valido o no un matrimonio celebrato in videoconferenza fra l'Italia e il Pakistan, altri si sono pronunciati su nozze decise per gioco a Las Vegas ma diventate reali quando poi uno dei due partner le ha registrate. Paese che vai, divorzio che trovi. Ma la domanda è: quando e come, in caso di coppie miste o di coniugi entrambi stranieri, i giudici italiani tengono conto del diritto di altri paesi nel decidere le loro sentenze di divorzio? La risposta segue percorsi complicatissimi partiti da una legge del 1995, la 218, che disciplinava il diritto internazionale privato, e approdati a più regolamenti europei che sono un'evoluzione di quella legge, in particolare il numero 1259 del 2010, applicato dal 2012 in poi. In materia di divorzio un punto fermo importantissimo dal quale partono i tribunali civili italiani è che i giudici debbano rifiutare di applicare una legge contraria all'ordine pubblico, che contrasti, cioè, con i valori fondamentali della società civile o non tenga conto della parità di diritti dei coniugi. Per questo nel tempo sono stati respinti vari tentativi di introdurre in Italia il concetto islamico del ripudio. Non è accettabile un marito che dica a un giudice italiano: "Le ho ripudiata, quindi non le pago gli alimenti", nemmeno se lei accetta quell'accordo. Altro principio chiave: il regolamento europeo attivo dal 2012 non ha i confini dell'Europa. È universale, quindi non vale soltanto per gli Stati UE ma è applicabile a qualunque legge straniera purché il giudice sia di uno Stato che aderisce al regolamento. Giuseppe Buffone, ex giudice civile a Milano e ora alla Direzione Generale della Giustizia Civile, dice che purtroppo non sono molti i magistrati e gli avvocati che si muovono con disinvoltura fra le norme che regolano questo genere di questioni. Così capita che molte volte la coppia non sia informata, e ne avrebbe diritto, sulle possibilità che renderebbero tutto più semplice e veloce. Mi è capitato di sentirmi dire che il regolamento europeo fosse escluso perché lui era ecuadoriano, lei cilena. Sbagliato, devi chiederti di che nazionalità è il giudice, non loro. È fondamentale sapere che, quando sono d'accordo, i divorzianti possono scegliere la legge da applicare e magari rivolgersi allo Stato che prevede il divorzio diretto senza passare dalla separazione. È di questo genere l'ultimo caso registrato dalle cronache, a Padova. Le avvocatesse Ghita Marziano e Barbara Gerardo hanno ottenuto il divorzio immediato per i loro assistiti, lui marocchino, lei italiana di origini marocchine, chiedendo al giudice l'applicazione del codice di famiglia del Marocco che lo prevede.
Ma più del divorzio immediato la novità di quella sentenza è stata l'applicazione della legge marocchina anche ai rapporti patrimoniali. La moglie si è vista riconoscere il Mouta, dono di consolazione stabilito in base alla durata del matrimonio e alla situazione finanziaria del coniuge, e il Sadaq, la dote nuziale che l'uomo, secondo i riti del suo paese, si era impegnato a pagare per poterla sposare. L'avvocatessa Marziano ha studiato il Mudabbana all'USRA e dice che con quel codice il legislatore marocchino si è sforzato di conciliare il diritto positivo con quello musulmano che prevede come ancora possibili, a certe condizioni, il ripudio e la poligamia. Due concetti, chiarisce, che non esistono e non possono entrare nel nostro sistema giudiziario anche se mi sono capitati casi in cui la controparte ha provato invano a farli riconoscere come validi.